Siamo pronti? Siamo. Ciao Eleonora. Ciao. Come stai? Bene. Bene. Tu hai mai incontrato qualcuno che quando gli poni questa domanda ti dice sta male? No, effettivamente no. Però secondo me dovrei essere più sincero. Perché è una domanda un po' retorica. Quindi come stai? Bene. Ma effettivamente bene non sta mai nessuno, si potrebbe sempre star meglio. E secondo te dovremmo essere più sinceri allora nelle risposte? Oppure no? No, secondo me invece bisogna essere sinceri, perché quando non si sta bene dice no, non sto bene. Agile, come stai Eleonora? Bene, okay, in allora, questo periodo contento. Bene. Sono contento. Allora, noi siamo qui a G-Break per Signor Ponza Vlog. Sì. Faremo un'intervista un po' diversa, un po' di domande un po' più serie, conteremo qualcosa in più di te. Allora, la prima domanda in realtà è abbastanza scontata, però secondo me non ho mai sentito la tua risposta e mi farebbe anche piacere un po' sapere che ne pensi. Sei diventato ormai un fenomeno virale. Molto per alcuni dei video che tutti conosciamo e sono diventati un po' abbastanza visti ovunque. Li ha visti chiunque, sono stati ripostati praticamente ormai da tutta Italia probabilmente, secondo me tra un po'. E questo sicuramente è molto bello. Secondo te qual è la cosa vera che piace alle persone di te? Qual è il tuo segreto del successo? Ma le persone penso che apprezzano appunto il mio essere vera, perché io non mi pongo costrizioni, mm-hmm. non ho finzioni, non mi interessa di apparire in un modo che non sono io, cioè qualsiasi cosa io voglia fare o dire la registro o la faccio, in quel momento, nel momento stesso in cui mi viene in mente. Quindi la spontaneità magari. La spontaneità, quindi penso che le persone percepiscano questo. Esatto, se magari il fatto di essere costruiti, comunque magari quello che tu fai, se voglio fare un video ti metti senza prepararlo prima. E io lo faccio. Quello è un po' il processo. Come tutti i video che io ho fatto. Quindi non c'è una preparazione? No, assolutamente. Anche perché per questi video, che comunque sono video allegorici, che comunque strappano un sorriso, non possono essere preparati, altrimenti non avrebbe senso. Giusto, io penso anche io, perché poi la spontaneità è la cosa che più manca. Infatti, assolutamente. Tutti quanti sono in cerca della viralità, del fenomeno. Sì, però... ma la viralità la ce l'hai dal momento in cui la persona ti apprezza per quella o quello che sei. Perché le persone, i follower, non sono stupidi. Cioè, le persone sentono quello che tu trasmetti, quello che tu hai da dare. Hai detto una cosa molto bella, hai detto che i tuoi video spesso strappano un sorriso, però ci sono anche molti video in cui in realtà parli di cose un po' più serie. Sì, assolutamente, perché anche nei video diciamo allegorici io comunque cerco sempre di mandare un determinato tipo di messaggio che tocca svariati temi. Io c'erano due temi che mi sono molto a cuore, che tu hai trattato spesso e che io trovo veramente molto belli. Uno è una volta in cui parlavi proprio di come tu, che partecipi a tante serate, quindi è modo di vedere tanti ragazzi anche giovani magari che interagiscono, hanno una vergogna, hanno una timidezza nell'incontrarsi, nel parlare, e ti ho detto basta, incontrate, sì, parlate. Sì, perché comunque è l'epoca, appunto, come dicevamo prima, del virale, del web. Quindi non sono frasi fatte, però si sono persi un po' i rapporti, proprio i rapporti, il contatto umano. Il contatto umano, il contatto fisico anche, che non è sessuale, certo. È proprio contatto fisico. Quindi le persone sono un po' titubanti ad aprirsi verso una persona che le può piacere, o comunque a livello anche di amicizia o anche a livello sentimentale hanno grosse difficoltà. Cioè il web è servito veramente a molte cose, è stato molto molto, come posso dire, d'aiuto, però sotto questo aspetto ha tolto. Esatto, tu magari mi ricordo benissimo che tu dicevi che le serate, magari tu appunto dal palco vedevi tante persone che magari si guardano ma non hanno il coraggio. Sì, che si guardano, che magari si piacciono, vorrebbero parlarsi oppure... E poi magari vanno a casa e si scrivono, ma non ha senso, cioè, certo. Eravate lì, quindi voglio dire, perché non conciliare questa cosa? Esatto. Cioè lo trovo assurdo, no? Quale secondo te sarebbe magari l'approccio, la cosa che tu consigli ai ragazzi? I ragazzi che magari comunque ti seguono tanto, ho visto video di bambini che sono appunto contentissimi, sì, conosci, sì. Ma anche di ragazzi di tutte le età abbastanza trasversali. Il tuo consiglio, cosa dovete fare adesso nel 2017 per incontrare una persona? Liberarsi da tutte quelle che sono le costrizioni mentali, psicologiche, sociali, perché le costrizioni ovviamente vengono dettate prima dal sociale e poi fatte tue, purtroppo, e le costrizioni non sono mai positive, mai, 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 per nessun individuo.
Io mi ricordo tra l'altro che una cosa che hai detto tu è che ti piace proprio essere contro qualsiasi schema. Assolutamente. Tu hai deciso di essere contro gli schemi. Io non ho deciso di essere contro gli schemi. Io ho deciso semplicemente di essere me stessa. Io ho scelto una fisicità prorompente perché io volevo essere esattamente così, senza preoccuparmi del giudizio o le critiche. Non mi sono mai preoccupata di questo. Ma la mia fisicità, la mia prorompenza esula completamente dal discorso di disfunzione di genere. Certo, poi. Certo. Perché, scusami se ti interrompo, le trans generalmente cercano sempre di omologarsi morbosamente, ossessivamente a una figura femminile, tralasciando poi quello che è la loro indole vera. Magari invece loro non vorrebbero essere così, vorrebbero essere più libere e non hanno il coraggio di farlo per paura di essere giudicate. Questo lo devo dire. Ma questa cosa è completamente negativa, perché poi vivono un'esistenza molto molto difficile, perché la rincorsa a questo essere omologata è difficile, perché noi dobbiamo ringraziare quotidianamente di essere diventate quelle che volevamo, perché siamo nate in un altro modo. Esatto. Questa è una battaglia, tra l'altro, che tu hai portato avanti. Mi ricordo bene anche il tuo attacco a una trasmissione televisiva che associava molto spesso, ecco, la trans alla prostituzione. Esatto. È un fenomeno che è appartenuto molto negli anni 70 e 80. Oggi, in questa epoca, non è più così, perché esistono delle transessuali che svolgono dei lavori comunissimi, dall'infermiera a più magari a livello alto come l'avvocato, come ne conosco tantissime, chi si occupa di cose artistiche come posso essere io, come anche altre che conosco. Quindi questa, bisogna sdoganare completamente la figura della transessuale alla prostituzione. È un fenomeno che esiste, ma non è solo ed esclusivamente quello, e la gente deve essere pronta a capirlo. Le persone che vedono una trans non devono associarla alla prostituzione, perché non è più così. Esatto. Tra l'altro, forse uno dei problemi, magari una cosa che soprattutto il nostro paese ancora associa queste due cose, quindi una persona transessuale, quindi la prostituzione, magari anche la mancanza di un quadro normativo. Di un quadro normativo e quindi di un'integrazione lavorativa. Esatto. Ecco. Quindi ci sono appunto persone che magari hanno studiato, sono laureate e quant'altro, e non possono integrarsi a livello lavorativo perché c'è appunto il pregiudizio di cui parlavo prima. Io non voglio giustificarle, però sono anche da capire, perché l'idea generale è sempre stata questa fino a oggi, purtroppo. Io mi batterò sempre per questa cosa, perché nel 2017, ormai 2018, non è più così, non deve essere più così, perché è assurdo, altrimenti torniamo indietro. Tra l'altro, la transfobia in realtà è proprio un fenomeno, secondo me, che in Italia è molto forte, ma già nella comunità gay. Cioè, all'interno della comunità gay c'è un'ignoranza di fondo che secondo me poi non aiuta. E secondo me questa è una cosa che dovremmo combattere. Secondo te quali sono le cose che dovremmo portarci a casa? Quali sono i modi in cui dovremmo affrontare magari questi temi e non lasciarli sotto al tappeto? Perché secondo me spesso noi non li affrontiamo, li diciamo così e non ci divertiamo, facciamo il selfie, però poi dopo non andiamo a capire. Generalmente la trans, appunto, la si incontra magari in questi contesti di discoteca piuttosto che feste, piuttosto che altro, quindi la si vede appunto in un contesto di festa e quant'altro, si fa la foto, ci si diverte in quel momento, ma poi a nessuno interessa capire quello che c'è dietro, la storia effettiva di una persona. Io non pretendo che le persone si interessino a questo, però almeno vorrei del rispetto. Perché una trans ha una storia molto molto difficile, quindi è anche difficile parlare di questo certo. Argomento. Quindi ognuna di noi ha una storia diversa, quindi va rispettata, qualunque storia essa sia. Noi una volta abbiamo fatto, sempre su Signor Ponza Blog, un'intervista a una ragazza transessuale che ha da poco completato la sua transizione, che comunque sta continuando ovviamente con la parte di quello ormonale, e mi diceva che la cosa più difficile è spesso è il rapporto con le persone che ti chiedono ma prima com'eri, ma che ti chiedono il nome, ti chiedono queste cose quasi come se non ti riconoscessero per quella che sei oggi. Però ecco, questa è una cosa che purtroppo io non ho 20 anni, cioè ogni età si ragiona in un certo modo, anche quando si vive in prima persona una disfunzione di genere.
queste cose appartengono molto alla gioventù, questo anche a rimanerci male nel sentirsi porre certi tipi di quesiti, no? Però le trans devono anche capire che queste domande sono lecite, perché comunque abbiamo avuto un percorso ed è incancellabile, quindi non va rinnegato. Io sono orgogliosa di quella che sono e del percorso che ho fatto, della sofferenza, delle lacrime che ho versato, del divertimento che ho avuto, delle risate che ho fatto, di tutto. Io non rinuncerei a niente, rivivrei tutto. Quindi è un percorso che va riconosciuto, non va negato. Quindi se una persona ci pone queste domande, ovviamente ognuna di noi è libera di rispondere, certo. Ma io sono d'accordo, cioè non mi danno fastidio, perché comunque fa parte di me. Non mi danno assolutamente fastidio. Il problema che hanno appunto la maggior parte delle transessuali è proprio questo, rinnegare il passato. Ma è sbagliato, perché poi avrai poi col tempo un'esistenza difficile. Io ti faccio una domanda sempre legata un po' a questo tema, che comunque è un tema complicato, però secondo me è importante anche parlarne sì. anche un po' a tutti, perché spesso non ne parliamo. Secondo me parlare è l'unica cosa che aiuta le persone a capire meglio. E secondo me un tuo grande merito è stato proprio quello di portare una realtà comunque che non è la solita che tu vedi in TV o che vedi su internet, da tutti. È trasversale, questa è la cosa che secondo me è veramente sorprendente. Tu ti senti tutelata nello Stato? Ti senti tutelata come persona? No. Io mi sono tutelata solo da sola. Non ho mai avuto l'ausilio di qualcuno o qualcuno che mi abbia difesa. E questo, cioè, non è solo un mio discorso. La transessuale come figura non ha delle leggi specifiche dove possono essere aiutati a livello giuridico se qualcuno mi aggredisce. Certo. Se subisco un'aggressione fisica o verbale che sia. Quindi io personalmente non mi sento tutelata, la giustizia me la sono sempre fatta da sola. Quindi comunque c'è anche un senso, e non solo io, la maggior parte di noi. Certo, anche perché appunto non c'è un quadro legislativo che magari tutela le persone che hanno più bisogno di tutela, perché magari l'ignoranza porta anche spesso a dei fenomeni di violenza. Ma guarda, io non sono molto d'accordo a parlare di ignoranza, perché le persone capiscono tutto, non sono ignoranti, sono cattive, che è diverso. No, ricollegarmi a una mia cosa, però adesso seriamente. Sono cattive davvero. Sono veramente cattive. Quindi per essere cattive comunque un minimo di intelligenza per poter percepire, capire determinate cose la devono avere. Non sto dicendo che devono essere delle certo, cime, però è questione di cattiveria, non è questione di ignoranza. Però come si dice spesso. Quindi non è solamente un'ignoranza, ma invece perché l'ignoranza non porta cattiveria. È ignoranza, fine a se stessa e lì rimane. Non hai un sentimento di cattiveria verso le persone da dover schernire, da dover prendere in giro, da poter additare e quant'altro. Quella è cattiveria. Scusate, da cosa arriva questa cattiveria? Dalla paura di se stessi, dalla non conoscenza del loro essere interiori, perché una persona libera sessualmente non ha nessun motivo di aggredire un'altra persona sul lato sessuale, sul lato emotivo e sul lato personale. Certo. Quindi deriva tutto da delle lacune che loro hanno interiormente. Ti faccio invece adesso proprio, legandoci a proprio alla mancanza di conoscenza di se stessi, quindi magari anche la difficoltà di accettarsi, magari c'è una persona che magari sente dentro di sé, nel suo più intimo profondo, magari la voglia di cambiare, perché magari ha una disfunzione di genere che non accetta. Tu cosa dici? Se una persona, magari anche un ragazzo che si rende conto? È difficile. È difficile, però prima o poi questa predominanza deve per forza uscire, altrimenti tu hai un'esistenza d'inferno. Quindi i conti con te stessa o con te stesso li devi fare, prima di tutto con te stessa, perché le persone purtroppo si preoccupano molto degli altri, del giudizio altrui, ed è questa è una cosa, secondo me è una cosa, la cosa più volgare che possa esistere, è proprio volgare, perché cosa me ne frega degli altri, cosa me ne importa, cioè la vita è la mia, la devo vivere io, come voglio. Ovviamente rispettando tutti, certo, senza fare del male, questo si sa, è giusto che sia così, però è la mia vita, quindi gli altri cosa c'entrano?
Ti dico, quindi il secondo te, il primo passo, cioè la prima cosa che devi fare, se una persona che è un ragazzo che sta appunto lottando con una differenza. Allora, innanzitutto le persone che hanno questo tipo di discorso, che sentono questa pulsione, la prima cosa da fare è parlare con i genitori. È la prima cosa da fare, qualunque sia la loro reazione. Perché i genitori, anche se inizialmente possono avere una reazione brusca, aggressiva, comunque sono genitori, col tempo potranno capire o non capire, ma io non credo che un genitore non capisca, può fare finta, perché comunque noi abbiamo, l'italiano ha ricevuto un'educazione cattolica, quindi il cattolicesimo sappiamo perfettamente quello che dice. Certo. E di conseguenza sono questa situazione è inculcata nella mente delle persone, e lì appunto ritorniamo al discorso di prima, che le persone non sono libere, e per primi i genitori. Però le cose stanno cambiando, perché io vedo che tante persone mi scrivono, tanti genitori ringraziandomi, dicendomi che il loro figlio o la loro figlia ha fatto outing guardando i miei video, prendendo forza da me con le cose che io dicevo. E parecchi di loro mi hanno ringraziato. Un'altra cosa che mi piace molto, che mi dà tanta soddisfazione, è vedere i bambini che mi imitano a scuola, che scrivono le mie cose sulla lavagna e quant'altro. Cioè, queste sono soddisfazioni, perché è una cosa che io ho fatto naturalmente. Cioè, io non pensavo di arrivare a loro, e ci sono arrivata, e i bambini sono una cosa molto importante, perché loro non si pongono il problema di tu cosa sei o cosa fai. Certo. Il bambino, se a lui o lei piaci, punto. Quindi questa è una cosa bella. E vedere anche che i genitori comunque gli danno appoggio. Certo, perché magari 10 anni sapendo perfettamente io che cosa sono. Certo. Infatti, secondo me è anche bello vedere che comunque nel 2017, con tutte le difficoltà che abbiamo, i genitori non hanno paura, non nascondono. Questa è una cosa molto bella, per questo dico che le cose stanno leggermente cambiando. Ti faccio un'ultima domanda, questa è un po' più leggera. Dove ti vedi tra 10 anni? Dove vorresti essere? Il tuo sogno? Da chirurgo plastico. Ma sei già perfetta, adesso. Ma sei già perfetta. Amore, ma bisogna per forza andare. Ogni quanto? Io starei fissa lì. Fissa? Ecco, questa forse è una cosa, ognuno di noi ha le sue insicurezze. Non credo sia un'insicurezza, non so come definirla, però io ho bisogno del chirurgo plastico. Ok, quindi tu una volta a settimana fissa? Ogni dieci giorni, andare. Perfetto. Ok, questo è tutto da sapere. Grazie mille, Noa, sei stata molto sincera, è stata una bella chiacchierata. Grazie. Grazie davvero.